cordiale saluto a tutti i miei amici che mi ascoltano sul canale di YouTube Campanaro 80. Oggi voglio parlarvi di questo bel campanile, il campanile della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. Voi sapete bene che io curo nel mio paese le campane con molta passione e oggi voglio spiegarvi alcune novità di questo bellissimo campanile. Novità che nel mio cuore mi porta gioia, allegrezza e soddisfazione, perché il sogno che avevo da ragazzino, da quando avevo 12-13 anni ad andare avanti, finalmente si è avverato. E adesso vi porto con me in cella. Nel 1930 e negli anni a seguire, ora preciso la data non la ricordo, ci fu un violento terremoto e crollò parte della chiesa e il vecchio parroco fece ricostruire ex novo la chiesa di Sant'Angelo, la parrocchia di San Michele Arcangelo, che i Sant'Agati si chiamano Sant'Angelo, e con essa fu costruito il campanile come lo vedete adesso. Nel campanile dimoravano due campane, la campana cosiddetta dell'aspiratura, che poi vedremo da vicino, che proviene dal convento di San Carlo, che negli anni 70 fu abbattuto il convento ed è stata messa lì, e c'era una campana grande di 4-5 quintali che suonava a distesa per le feste. Nel 1967, la fine del 1966 e l'inizio del 1967, il parroco di allora, Don Domenico Fierro, si accorse che la campana maggiore che stava prima nel campanile era lesionata e lui pensò di fonderla e farne una nuova. Cosa ha pensato di fare Don Domenico? Porta la campana a Trani, nella fonderia Giustozzi, perché la fonderia Giustozzi si trovava a Trani. E la fonderia Giustozzi aveva dei parenti anche nel nostro paese. Quindi Don Domenico Fierro porta a rifondere la campana e fece fondere l'attuale campanone che vediamo qui al piano inferiore del campanile. E questo risale al 1967. Pesa 15 quintali ed è, come nota, se non dico male, un do. Quindi fa fondere questa campana e nel 1967 il campanone che vedete qui all'ultimo piano fu collocato in cima al campanile e sopra il campanile fu fissato un altro piano che adesso vi faccio vedere una foto. Eccola qua. E dal 67 fino all'ultimo restauro del 2009-2008 il campanone è dimorato in alto alla torre. La torre aveva anche un bellissimo orologio Quartz System con le lancette e nel 1986-87 il parroco successivo a Don Domenico Fierro fece elettrificare le campane elettriche con, chiamò la Gianna Attasio di Salerno, di Ponte Cagnano di Salerno, e nell'86-87 elettrificarono le campane, misero il Quartz System e elettrificarono le campane, cioè il campanone a distesa e la campana dell'aspiratura
la più grande delle piccoline a distesa e le altre due a martello. Le altre due campane, ho letto vicino alle campane che sono state fuse anche da Giustozzi nel 67. Quindi Don Domenico quell'anno volle strafare il campanone e le due campane piccole. In più c'era quella dell'aspiratura che l'hanno messa in seguito quando San Carlo venne abbattuto. Adesso vi porto in cella e vi faccio vedere. Ci troviamo al primo piano della cella campanaria. Questo campanile restaurato nell'anno 2008-2009 e all'epoca, e allora ricapitoliamo, nell'87 era parroco Don Michele Falcone e fece elettrificare le campane mettendo il quartz system, perché Don Domenico negli anni 70 fece mettere un vecchio orologio a pendolo nella Ital Sonor, che non andava mai bene, i vecchi accrocchi di un tempo. E quindi poi Don Michele fece fare la seconda parte dell'impianto elettrico, ex novo, dalla Giannattasio. Negli anni 85-86 il campanile, che dove c'era il campanone, stavano attaccate alle pareti esterne delle lastre di marmo che con l'intemperia caddero sulle case sottostanti, e per alcuni anni il campanile è rimasto con i ponteggi. Poi, grazie all'intervento del parroco e dell'amministrazione comunale, risistemarono la terza parte del campanile e rimisero in moto la campana a distesa. Di qui abbiamo una scritta molto bella: regnante summo pontefice Paolo VI, amministratore apostolico vescovo Antonio Pirotto, parroco Domenico Fierro in latino, Congrus ars pietate popoli, a pietà del popolo, hic et ubique residentis, per forestieri residenti. Campana fusa nell'anno 1851, forse quella vecchia, e rifusa nel 1967, quindi il vecchio bronzo è del 1851 e rifusa nell'anno 1967. Abbiamo l'immagine di San Biagio, vedete lì Nicola Giustozzi Trani, abbiamo l'immagine di San Biagio. Poi, se notate, quando la campana si trovava al terzo piano, che c'era l'orologio, guardate che martello, la campana suonava a slancio completo con catena in motore. Poi, quando l'hanno scesa giù qui, gli hanno piazzato questo ceppo motorizzato a mezzo slancio. Guardate l'interno, se si riesce a vedere il cuoio, il battacchio. Qualcuno mi ha detto che questo non è un battacchio per il mezzo slancio, però. E qui abbiamo l'immagine di San Michele. Sante Michele Arcangelo si difende nos in proelio contra et insidie diaboli est presidium. Questa è la preghiera di San Michele Arcangelo: difendici nel combattimento contro le insidie del demonio. San Michele è il titolare della parrocchia, e questa è la campana di Giustozzi. Adesso saliamo al secondo piano. Una panoramica delle case vicine, e qui è la scala che sale al secondo piano. Adesso vi faccio tremare tutti. Siamo al secondo piano,
abbiamo la seconda, la campana cosiddetta dell'aspiratura, che serve per annunciare, quando suona da sola a distesa, il decesso di un fedele. Aspetta che salgo, che devo farvi vedere per bene. Poi abbiamo la terza campana elettrificata per suono a distesa, a slancio, col motore e il martello che serve, ecco qua, per far suonare. Scusatemi, ma io mi devo muovere. La campana fusa nel 1967 anche a Trani, a Giustozzi, e poi ta-dam! La quarta campana del 1967, poco meno di che anche lei a distesa, e non scherzo. Quindi adesso Sant'Angelo si ritrova ad avere tutte e tre le campane a distesa. Ci sono voluti anni, questo è il panorama, ci sono voluti anni, però alla fine il desiderio si è avverato. Vediamo qui, questa è una data, 1776, qui ci sta un crocifisso, di qua credo la Madonna, non so qui che cosa dice. Fedele Pascale Pignola, boh, forse una fonderia, boh. E di qua abbiamo anche San Michele Arcangelo, e questa è la campana di San Carlo. Adesso faccio non una caricatura, ma dico preciso una cosa. Io avevo tanto desiderio di elettrificare questa e questa qui a distesa, perché prima suonavano solo i martelli. Io mi sono messo con la buona volontà, senza chiedere l'obolo a nessuno, e con le mie forze ho elettrificato le due campane, ovviamente non tutte nello stesso momento, ma in momenti diversi. E adesso vi faccio ascoltare la distesa delle singole campane, poi un breve cenno di tutte e tre le distese. Adesso alle 12 suonerà 12 rintocchi la piccola, poi parte l'Angelus del campanone che fa 12 rintocchi a 3, e poi una breve suonata dimostrativa delle tre campane. Oggi non è festivo, però vi faccio solo ascoltare un breve cenno, e poi dopo dirò una cosa al termine di tutto questo. Intanto ci godiamo le suonate.
E con questo vi auguro una buona giornata e ci sentiamo per le prossime suonate di dimostrazione. Adesso poi vi farò ascoltare in seguito la suonata domenicale della messa e poi l'Angelus festivo con le tre distese e il solenne con tutte e quattro le distese. Ciao! E quest'anno 2023 abbiamo fatto proprio qualcosa di veramente eccellente e di lusso in questo campanile. Ciao ciao! E questo è il mio bel paesello. Di là abbiamo San Nicola che a breve, se è vero, inizieranno anche i lavori di restauro della torre e così anche Agata Maria Nicola tornerà a risplendere nei cieli di Sant'Agata. Ciao! Amici, eccoci di nuovo qui. Ascoltiamo fra poco la suonata dell'Angelus festivo o Angelus domenicale con le tre distese delle minori. Thank you.
Amici che mi ascoltate sul mio canale di YouTube di Campanaro 80, adesso è arrivato il momento di farvi vedere la nuova sonata con le campane solenni, come da questo istante suoneranno per sempre il solenne. Prima di farvi ascoltare la nuova sonata, ricordiamoci, rispolveriamo un po' alla mente come suonava fino a qualche tempo fa il vecchio solenne. Guardate. Adesso ci degusteremo la nuova sonata con il nuovo solenne, che sarà la nuova, appunto, sonata definitiva. E il sogno che avevo da ragazzino si è avverato. Adesso ascolteremo il suono del battiore, poi suonerà l'Angelus del campanone, il tradizionale Angelus di Santa Catese, 3, poi 3, poi 4 volte 3, che sono 12 rintocchi, e poi partirà la suonata solenne. A voi buon ascolto, e cosa posso dirvi? Sono tremendamente contento, felice di poter inaugurare il nuovo solenne.
bene amici, la mia gioia esplode insieme a voi. Spero che questo plenum vi sia piaciuto. E cosa dirvi? Avere tutte e quattro le campane a distesa e volare in alto verso il paradiso, verso il cielo. Ringrazio il Signore che mi ha dato l'opportunità di realizzare questo sogno, l'Arcangelo San Michele. Se avete notato all'inizio del filmato, avete ascoltato una musica di sottofondo, quella è l'inno sacro che noi cantiamo per San Michele qui nella nostra comunità di San Michele Arcangelo, di Sant'Angelo. E allora era giusto e doveroso ringraziare l'Arcangelo San Michele per questo grande beneficio, perché se suoneranno le campane suoneranno a lode di Dio e anche a lode e nome suo, perché la chiesa è intitolata a San Michele ed è giusto che anche San Michele si goda queste splendide campane che ne valevano la pena. E oggi voglio ricordare nella preghiera il caro Don Domenico Fierro, che nel 67 fece fondere il campanone, quello che c'era, e nel 67, come vi ho detto all'inizio, acquistò, fece fondere la campana maggiore e le due piccoline per fare un degno concerto. E caro Don Domenico, se certamente mi stai a guardare dal cielo, potrai essere contento che le tue campane possono riecheggiare in questo paese come Dio comanda. Vi auguro a tutti una buona giornata e vedete, l'emozione è tanta. Vi esprimo la mia gioia, vi esprimo la mia gratitudine al Signore, e quando si compie un'opera per la comunità è sempre bello. Il filmato purtroppo non l'ho potuto trasmetterlo subito perché ho dovuto fare le varie suonate, allora ho approfittato dei vari Angelus per suonare, perché fuori orario non si può suonare, perché poi la gente incomincia a fare ma che espirature, è morto qualcuno, allora ho approfittato degli Angelus per riprendervi un po' quasi tutte le suonate dimostrative. A voi campanari, mi raccomando, siate dei degni campanari e soprattutto rispettate i sacri bronzi, rispettate gli impianti delle campane affinché i bronzi di tutto il mondo possano riecheggiare nelle nostre città, nei nostri paesi, nelle nostre comunità. Un saluto a tutti, ciao!